Eccoci qua, signor Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore residenza Emirati Arabi Uniti. Signori, è qui la festa, appena arrivata una bella notizia, quindi adesso giustamente ci facciamo sopra un live, così vi spiego alcune cose, visto che mi riempite sempre di domande su questi argomenti, poi succedono i patatrac, io vi devo dire, ve l'avevo detto, e quindi è sempre molto stancante da parte mia, è sempre molto frustrante da parte vostra. Però io sono un po' come il vostro, io sono il fratello maggiore, ragazzi, il papà, che molti di voi non hanno mai avuto, quindi ho questa responsabilità, che è una parola molto bella a livello italiano, perché anche delle lettere interessanti, responsabilità, no? Quando andate in un ufficio pubblico e deve una firma, un documento deve essere firmato da sei diversi uffici perché ti dicono che è una questione di responsabilità, le vedi che godono, quindi mi prendo questa responsabilità. Peraltro, col vostro permesso, io ho una fame della Madonna, devo anche ordinare il cibo. Michel! Si spaventa se penso ordino. E adesso parliamo di Pioneer, Wirecard e tutte le soluzioni. Yes, come in please. What can I eat for lunch? I'll check the vegetables. Vegetables with some meat. If we have burgers. Burger. Yeah, one burger. Okay. Do we have carrots? I'll check. Okay, check please. So I can make it now? Yeah, burger. If you have carrots, do carrots. Okay, thank you. Allora, scusate, ho appena ordinato il pranzo. Allora ragazzi, che cosa è successo quest'oggi? Mi sveglio presto perché stanotte ho dormito, ok? E un mio amico mi rappresenta una situazione. Mi dice che cosa è successo in UK? Messaggio da Pioneer, as you may have seen, praticamente Pioneer dice, allora ragazzi, noi, le nostre Pioneer Prepaid Mastercard sono poggiate su una subsidiary, cioè su un'azienda controllata, partecipata, branch, quelle robe lì, di Wirecard Solutions, si poggiano su una subsidiaria di Wirecard. Morale, Wirecard, che è la cazzo di società tedesca, c'ha un buco, una frode, il CEO è stato arrestato, di 2 miliardi, ma voglio dire, ok? Poi mi dicono, perché i tuoi corsi sono magari un po' così, ma 2 miliardi, vedete, che poi, ok? E quindi, siccome Pioneer si poggia su questa società, in realtà su una sussidiaria di questa società, le carte sono ad oggi congelate, per quello che dice Pioneer, poi non lo so. Allora, signori, qui bisogna un attimo fare dei ragionamenti insieme, perché purtroppo voi non capite, poi succedono le robe e mi mandate messaggi preoccupati. Non ho ancora aperto Facebook, chissà quanta gente adesso è in gramaglie, ok, è preoccupata, è in un cul-de-sac. E come dice sempre il mio tax planner, quando uno è in un cul-de-sac ci vuole un sac de cul, perché altrimenti non va bene. Allora, signori, che cosa vuol dire questa cosa qua? Come sempre, non bisogna stare a cavillare sui significati e sul problema specifico, che è un problema, ma bisogna andare in astrazione e capire quali concetti possono essere applicati. Perché noi della Big Luca International ci occupiamo di strategia, non di tecnica, right? Avete capito? Bravi. Allora, queste situazioni sono... Buongiorno Big, l'offerta è scaduta. È scaduta l'altro ieri. Babbuini andati. Babbuini finiti, ok? Quindi, come al solito, ragazzi, io vi dico delle cose giuste, voi le fate sbagliate e poi vi sorprendete. Allora, che cosa succede? Dovete capire che tutte le banche online, tutte le soluzioni fintech, tipo TransferWise, Pioneer, eccetera, che si poggiano su banche, che non si poggiano su banche, con licenza bancaria, con non licenza bancaria. Se non hanno la licenza bancaria sono dei tramite, ma i soldi risiedono in delle banche. E sono tutte cose, l'equivalente, sono tutte robe che sono pericolose. Non c'è nessuna differenza tra queste robe qua, ok? Quindi sono anni che vi dicono. Nel frattempo, mentre parliamo in questi anni, i payments ha congelato 500 milioni di pound, ok? Adesso Wirecard, quindi chi ha Pioneer si trova le carte congelate, che è un problema, ok? Che cosa succede? Innanzitutto, tutti questi wallet, banche, bancucole, fintech, piattaforme, eccetera, io non so bene il perché, o meglio il perché lo so,
ma evito di spiegarlo, sono percepite da alcuni di voi come dei colossi. Alcuni di voi mettono dei soldi su queste piattaforme o le usano e pensano che stanno facendo delle robe avanzate. Perché io uso Revolut, perché io uso Pioneer. La gente che ha i soldi chiede tenere i soldi su Pioneer. Ma vi pare che potete tenere? Ora, i soldi su Pioneer per adesso sono al sicuro, ma non ci giurerei. Pioneer, se non mi sbaglio, peraltro bonifica automaticamente alla carta, quindi chi aveva la carta prepagata di quei soldi non credo abbia accesso a quei soldi, anche se ce l'ha le carte non vanno. Che cosa vuol dire? Potreste non aver perso una lira, ma poggiarsi solo su queste soluzioni è un problema, perché quando succede qualcosa non avete un backup. Io conosco tantissima gente che usa Pioneer per fare business. Ora, un conto Pioneer con la Big Luca International ce l'ho anch'io, perché è un backup. Se mi parte TransferWise o mi parte ho anche Pioneer. Ok, lo stesso TransferWise è un cazzo di casino. TransferWise va benissimo finché va. Ok? Io stesso ho dei problemi, perché farsi aprire un conto europeo per un'azienda degli Emirati Arabi che fa di business digitale non vi dico. Ok? Però ho comunque dei backup. Ci sono altre piattaforme o altri conti bancari, eccetera, eccetera. Quindi chi di voi fa business a qualunque livello, specie chi di voi, conosco persone che fanno dei business importanti, multimilionari, e che mi usano le banche online e detengono valuta. Io ho amici, colleghi, parenti e conoscenti che detengono 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro su Revolut, su TransferWise, su Pioneer, su Skrill. Voi, secondo me... Secondo te sono persi senza girarci intorno? Se i soldi sono contenuti sulle carte e quei fondi sono frizzati, quindi non solo la carta non va, ma i fondi sono sulla carta, ok, ci capiamo, sono persi, non è una situazione divertente, perché adesso devono ridare questi soldi qua, non è una bella situazione, ok? Ora, mi sembra, è Revolut, ripeto, la parte tecnica non mi interessa, anche se non fosse così si applica lo stesso questo live. Automaticamente i soldi che arrivano su Revolut potete impostare, oppure automatico. Mi ricordo che quando io mi sono registrato, una delle motivazioni per cui non avevo mai usato Pioneer era proprio perché automaticamente cioè i 10.000 che arrivavano erano automaticamente sulla carta, ma questo non stava bene, a parte il fatto che è tutto ingessato, i bonifici, se tenti di bonificare più di 10.000 ti chiedono 650.000 documenti. Io col turnover non lo posso usare, okay? Ho amici che lo usano perché devono usarlo, perché hanno dei problemi, però è sicuramente limitato. Tanto, ok, questo è quello che web card in the news funds on your Pioneer card are safe and sicuro. Sì, ovviamente, certo. Pioneer continuava a dire che sono i fondi sicuri. Sì, è tutto sicuro. Ragazzi, ma voi cosa vi aspettate? Che Pioneer o Wirecard saltino fuori dicendo avete perso i soldi? Ma un minimo di buon senso. Ma è chiaro che dicono che vada tutto bene, va sempre tutto bene. È chiaro che vi dicano vada tutto bene, fino alla fine negano, ma non fa niente. Mettiamo che voi non abbiate perso soldi, ma avete le prepagate bloccate. Se avete solo... Io lì che voglio battere, non imbastarditevi sulla notizia specifica. Cerchiamo di ampliare la discussione, così interessa a tutti. I fondi non sono persi, bellissimo. E quelli che avevano solo Pioneer, ok? Cosa fanno? Che carte usano? Avete un backup? Voi dovete capire questa cosa qua. Quando fate business dovete avere dei backup. Un conto può essere fermato, può essere frizzato, ok? Ma perché si perdono soldi sulla carta virtuale? No, non lo so, ma non conta niente, ragazzi. Il problema di chi adesso è Pioneer è che le carte non vanno, perché hanno frizzato gli asset, i pochi che c'erano, e hanno frizzato tutto ciò che era relativo a Wirecard, ok? Che... il CEO è stato arrestato. Quando un CEO viene arrestato con un buco di 2 miliardi, chiunque che ha il picco, vedete dov'è la perversione mentale? Uno ha un piccolo cosino su Pioneer, gli dicono che è tutto a posto e c'è un CEO arrestato per 2 miliardi. Me lo fate fare live quantomeno? Cioè, mi permettete di parlare di queste cose? O vogliamo dire no, perché siccome c'è scritto che va tutto bene, va tutto bene. Cercate di ragionare in modo... di dietro, cioè, però cosa sta succedendo? No, perché c'è scritto che va bene, beh, che anche la vostra ragazza, diciamo, ora cosa c'hai? Niente. Niente è il preludio della fine, ok? Passa Pioneer, a cazzo faccio io Granito. Sì. Prima bancarotta, esatto, sì. Quindi
Prima bancarotta, sì, esatto, il DAX, il DAX è la borsa tedesca, se vi interessa, è ok. Quindi al di là che i fondi vengano persi o non persi, perché anche Wirecard si basava in realtà, quanto so io, su SoftBank, quindi si basava su un'altra banca, erano intermediari e gestivano le carte. Ma quando ci sono questi casini, ok? Dopo ti rispondo, fammela dopo la domanda a Omar, mi sembra. Bello l'esempio della ragazza, ok? Cioè, quindi il fatto che adesso dicano è tutto a posto, è normale che dicano che è tutto a posto, no? È come quando ti beccano, che tua moglie ti becca che fai le porcate a letto, e dice, cosa stai facendo? Ma niente. E questa chi è? Ah, non lo so, se non lo sai tu, conosco uno che ha risposto così. Ok, quindi se usate dei wallet, dei Revolut, dei TransferWise, dei Wirex e tutte queste cose qua che voi usate per fare quello che sapete voi, ragazzi, ok, io ve lo continuo a dire che è pericoloso, poi quando saltano le cose non venite a piangere dal papi. E se adesso, per esempio, vedete, ecco, adesso vi dico cosa sta pensando uno stupido. Adesso vi dico cosa pensa in questo momento uno stupido. Siete pronti? Lo stupido pensa questo. Ah, ma il problema è su Pioneer. Ah no, ma io Revolut sono a posto. Eccola lì la stupidità. Non ha capito. Ah, ma c'è un problema con Revolut. Ah, ma io TransferWise. No, non hai capito un cazzo. Sono problemi dei fintech, delle robe online. Queste robe qui online che vi aprono i conti senza verifica, ok? E alla belle meglio, hanno il problema che le persone usano queste robe qui per riciclare, per fare porcate, per evadere, spostare, ingessare, intestare, controcosare, spendo di qua ma incasso di là, non c'è il corrispettivo, faccio uscire col virtuale del Bitcoin, poi me li giro in Bitcoin. Chi cazzo lo usa il Bitcoin e per fare cosa? Vabbè, io Bitcoin, perché? E perché io voglio pagare in Bitcoin, perché? E mi piacciono. 99% non è così, poi c'è 1% e va bene. Quindi non basate, perché vi faccio questi live qua? Non basate tutte le robe qua su un solo wallet, portafoglio, banca online che voi. Allora, il vostro giudizio o ciò che voi pensate di sapere sul sistema bancario è irrilevante, ragazzi. Non la sapete lunga, la sapete corta così. Io la so un po' più lunga, perciò che cazzo, io non ho interesse a dirvi queste robe qua. Qualunque soluzione, tenetevela per il circolante, non ci detenete tanta valuta, non me ne frega niente se a voi sembra sicura, perché tutto sembra sicuro finché non sparisci. Cioè, le persone poi mi dicono, ma io mi trovo bene con banca X, cosa vuol dire mi trovo bene? Anche chi stava usando i payments si trovava bene. Sì, vabbè. No, oggi un po' più freddo. 50 gradi per cento, non lo so quanto sia, aspetta che te lo dico. Perché io ho due telefoni, entrambi rotti. Qua non va il microfono. Allora, no, i 42 gradi reali, 50 gradi percepiti. Non so se vedete minimamente. Feels like 50. Ieri eravamo a 54. Se continua così ci aspetta un agosto veramente tosto. Ok? Quindi usate per il circolante, va bene, ci sono le carte virtuali, e avete tutte quelle robe lì che vi piacciono, giusto, legittimo, va bene. Però non ci lasciate tanti soldi, soprattutto abbiate un backup, che i conti Revolut li chiudono, i conti TransferWise li chiudono, N26 è il top assolutamente, mettiamoci dei milioni su N26, il top, ma stai scherzando, N26, perché capito, tu vedi N26, dici minchia la banca tedesca, mamma mia. Ti senti che stai facendo le robe offshore, quelli che hanno i conti, N26 va benissimo per metterci 10.000 euro, cioè è una banca online che apre conti a tutti tramite webcam. Io non la considererei sicura, io non conosco nessuno che mi abbia detto, oh Big, siccome sai sono molto abbiente, ho fatto il trasfamiliare con conto N26, guardate che non succede, che non esistono queste cose, semplicemente una persona che è in Italia, magari in provincia, fa le sue cosine così, vede banca all'estero, che cazzo sto facendo, ma non è così. Quindi abbiate un va bene usare queste piattaforme. Io stesso uso TransferWise, uno dei motivi per cui il mio TransferWise è sempre vuoto è che non ci tengo dei soldi sopra. Io non tengo un milione di euro su TransferWise, non tengo i soldi del lancio. Ogni giorno, per esempio,
Io faccio i bonifici fuori, perché? Perché potrebbero frizzare, perché potrebbero frizzare, perché capita. Poi, ah, ma ti bonificano subito, va benissimo. O le carte, cosa succede se avete tutto impostato su TransferWise, con la carta di TransferWise, la carta di TransferWise va via? Con cosa la fate gli ads? Perché ci vuole tempo, perché dice, ah, ma io apro Revo, e allora non hai capito un cazzo. Va bene? Quindi se potete usate delle banche stabili, eccetera. Malta, ragazzi, Claudio, cioè, allora andiamo a cercare. Malta è un assoluto buco di merda a livello fiscale. Vi spiego anche il perché, al posto di fare tutti quelli che non c'entrano. Malta è usato come tramite per riciclare dall'Europa e portare i soldi all'estero. Perché se tu fai un holding a Malta e intesti le quote di una società europea alla maltese, tu ti puoi staccare i dividendi a Malta praticamente, e anche il profitto, praticamente tutto esentasse. Quindi tutti i soldi finiscono a Malta. Malta, che ha un fisco che chiude un occhio, da Malta tu porti i soldi fuori, quindi Malta e lo UK sono le due, UK non è più Europa, ok, sono i due paesi più di merda, prima c'era anche Cipro ma si sono un attimo calmati, ok, per portare i soldi fuori. Le banche maltesi fanno schifo, peraltro farsi aprire un conto da una banca maltese è quasi impossibile, ma non vedo perché lo dovresti aprire, no? N26 è una banca tedesca online, io banche online non fisiche così non ci terrei più di tanto, cioè se tu hai 10.000 euro, a mio parere, che è comunque anche tutto quello che hai, però vabbè, se hai 1.000.000 di euro non terrei 500.000 euro su N26, se uno secondo me non capisce il perché ha dei problemi, cioè detenete i cazzo di soldi in una banca sicura. Dopodiché per il circolante, per farvi dare le carte, io stesso, la Big Luca International Consulting ha aperto un conto in Europa tramite TransferWise, va benissimo, io uso l'ho promosso, ho fatto una pubblicità incredibile, è un servizio ottimo, ma ho anche altri conti, altri contingency plan. Dopo quanti soldi in banca bisogna iniziare a spostare i soldi alla banca sicura? Dipende dal limite che hai tu di tolleranza, da quanti soldi hai. Certo che se hai 100 milioni non puoi aprire 200 conti da mezzo milione o 1000 da 100.000 o quel cazzo che l'è. Dove posso mettere? Ma no, 20k va bene, per carità. Se voi avete per esempio un volume anomalo, per chi di voi sposta cifre anomale, occhio perché sono sospette. Se avessi una LTD inglese gestita da director con residenza in Italia, come ti comporteresti? Se il director è in Italia, bisogna pagare le tasse in Italia oppure estero vestizione. Le LTD con l'amministratore italiano sono delle porcherie e sono assolutamente, cioè sono legali ma paghi le tasse in Italia però. Come ti regoli con i pagamenti Visa Mastercard fatti a te via carta non bonifico non avendo conto in UAE? Luca, come ti regoli con i pagamenti fatti a te via carta non bonifico non avendo un conto Europa? No, ce l'ho il conto in Europa. Non è vero che non ho il conto in Europa. Ce l'ho. La Big Luca International ha un conto in Europa. Tramite TransferWise, per esempio. Va bene, lo usi per i circolanti. Mi fermano quello, un altro conto in Europa. Purtroppo uno dei problemi che per alcune aziende, aziende ammiratine, business online, non è che tutte le aziende in Europa ti aprono il conto perché si spaventano e dicono, oh, mamma mia, cosa succede? È molto più facile, per esempio, con le banche asiatiche, solo che non hai il transfer in euro a quel punto lì. Meglio in una cassaforte in casa con super sicurezza, sì. Skrill è sicura come banca. Ma secondo te Skrill è una banca poi, oltretutto? Ma no, sono piattaforme, raga. Ma sapete cos'è una banca? Ma perché c'è questa mentalità in Italia? Cosa si intende per cifre anomale? Cifre che superano... allora, le banche sono abituate alla normalità... Allora, innanzitutto chiariamo alcune cose. Le banche non sono fatte per i ricchi, sono miti. Più soldi avete più è difficile. Perché? Perché la banca è abituata alla persona che incassa, cioè questa è quando ti aprono subito un conto per la banca è bellissimo. Allora mettiamo che tu abbia un business. Hai un business da 50.000 euro all'anno e hai una merceria, prodotti fisici, fatture, costi che non possono essere superiori ai 50.000 euro all'anno. Questa è l'apoteosi della banca. Io mi sono trovato con una banca una volta per aprire un mio conto personale, ok? Non dico dove. E tempi gli ho detto, guarda, io guadagno 150.000 euro al mese netti, quindi vedrai più o meno trasferimenti di quella cifra. Fa, Emirati Arabi, e che business è? Gli ho fatto vedere tutto digitale e mi fa, guarda, capisco che il business non faccia niente di male, cioè gli ho fatto vedere i corsi, eccetera. Fa, ok, ho capito. Te lo dico subito, guarda che alla banca non gli piace questo modello di business qua. Fa, avessi una merceria a Dubai,
tu mi fai vedere due fatture, io ti apro il conto personale, però avrei ricevuto ovviamente i soldi dalla mia società, Miratino, la Big Look International, ok? Quindi nel momento in cui tu cominci a dire milioni, dividendi, eccetera, io faccio arrivare a una mia banca recentemente 700.000 euro di dividendi con diversi bonifici, chiamate, no? Il mio relationship manager mi fa, guarda che la compliance fa domande perché sono arrivati questi soldi, non con un bonifico solo, oltretutto, so, 132.000, 216.000, 16.000, 4.000, ok? Hanno visto il profilo 28 anni, mi hanno chiesto, ma come fa questo 28enne a fare così tanti soldi? Io gliel'ho spiegato, però fanno domande. Loro hanno voluto la registrazione dell'evento di Londra, la piattaforma, gli screenshot, lo screenshot del webinar del Papi sono io, ok? E poi mi ha chiamato il mio relation manager e fa, ok, hanno capito, sono a posto, grazie. È un caso un po' strano, cioè, perché lui mi diceva, per esempio, vedi, Luca, se tu... No, abbiamo anche 28enni che guadagnano, cioè tipo te, però sono magari, non so, CEO o hanno situazioni aziendali. Cioè, se tu fossi assunto da un'azienda e c'è un salary certificate di 1.000.000 al mese, noi siamo a posto, ma se no ci piace poco. Bene. Revolut come ti sembra? Mi sembra male Revolut, ci sono cani e porci. Cioè, come mi sembra una piattaforma che apre conti a cani e porci? Mi sembra una piattaforma volante. Funziona? Assolutamente. Va benissimo per gli ads di Facebook, per esempio, perché hai le carte virtuali, le puoi cambiare. Quindi va bene in quel caso. Se tu mi dici, posso tenere 500.000 euro su Revolut? A mio parere ti dico di no. Oppure, è possibile che mi chiudano Revolut dall'oggi al domani? Perché con chi parli? Non è un relationship manager. Cioè, capito? In questo caso, un'altra banca avrebbe chiuso il conto. Invece il mio relationship manager mi chiamava, senti, mi mandi questi dati che così glieli faccio vedere la compliance? Sono abituati a buste paghe e pensioni, ma è così. Ok? Quindi questo è il ragionamento, ragazzi, e non contestatelo. Lo so che se voi, e lo capite solo quando le cose ve le chiudono, ok? Avete solo TransferWise, ve lo chiudono, piangete. Ora, a volte è difficile trovare alternative, come nel nostro caso, perché risulta un po' difficile. E poi la realtà è che molti di voi, e non sto giudicando perché non me ne frega assolutamente niente, non usano, ragazzi, Revolut, N26 perché vi piacciono. Li usate perché voi pensate di essere anonimi quando portate i soldini in ciò che voi pensate sia l'estero. Innanzitutto N26 va inculato direttamente perché in realtà adesso c'è il branch italiano e siete e i soldi non escono dai confini italiani, quindi tutti quelli che stanno spostando i soldi su N26 non dichiarati, auguri. Spero la facciate franca, però se muovete grosse cifre non sarà così. No, tutti i vari wallet, così lo fate perché pensate che i soldi non vengano visti, a volte pensando cose non scorrette, ma di più, e non voglio neanche nominarle, ci mettete lì i soldi. Ripeto, non sto, del punto di vista etico e morale non me ne frega assolutamente niente. Dal punto di vista pratico vi dico che è un pericolo, quindi usate le piattaforme, abbiatene 2, 3, 4, magari anche una banca reale. Non detenete tanta valuta in una cosa che non sia una banca fisica stabile, una big bank di un paese serio, ok? L'Italia non rientra nei paesi seri, ma quantomeno è meglio una banca fisica italiana che un fintech online, che te lo chiudono così, che non ti loghi, che non fa l'API. Sì, sì, molti Claudio pensano che sia anonimato. Anonimato perché? Perché siccome molti fanno delle cosine molto, molto cheap, il piccolo coso, la campagnucola. E se tu paragoni quel chip, uno dice: vabbè, la banca è un paese est, cioè gli sembra una roba grande, hai capito? Bisogna essere furbi, no? I trucchettini, le cosine. No, no, ma in realtà. Io ho perso il conto delle persone che mi hanno detto: no, no, ma tu non capisci, guarda che il conto non è mica intestato a me. Ah. È intestato all'azienda, e no, il beneficiario ultimo chi è? Sono io, e quindi il conto è tuo. Guardate che non è intestata l'azienda, non siete coperti dall'azienda. Banca Intesa San Paolo è affidabile, ti rendi conto? L'Intesa San Paolo prima diceva che Dubai era sotto embargo, non è uno scherzo, ragazzi. Adesso invece ti dice che è finito l'embargo e quindi la notizia che ho dovrebbe essere dal 1 giugno, consentono bonifici però fino a 2.000 euro, no, a 1.000 euro, 2.000 euro, dai per Dubai, dai conti personali, perché ti hanno detto è finito l'embargo. Va bene?
E lo so per certo, perché me lo sono sentito dire io. Ok, che Dubai è sotto embargo e tu provi a spiegare. Un'altra azienda di spedizione di recente ha detto a Donna che non possono esportare a Dubai perché c'è la guerra civile. Vabbè, purtroppo non ho la pretesa di insegnare e di andare in banca a dire che non c'è l'embargo a Dubai. Peraltro, con la banca Intesa tu puoi fare bonifici in Angola, Turks and Caicos, alle Cayman, alle Bermuda, cioè tutti i buchi di. Turks and Caicos non esiste, Turks and Caicos, lo sappiamo benissimo. C'è un ufficio che stamperà società e vai. Tu hai mai sentito dire sono andato a Turks and Caicos? Che è giusto aprire l'azienda, cioè, fatelo. Se non siete in Italia, apritela dove cazzo volete. A me piacerebbe avere un'azienda a Turks and Caicos, anzi, adesso mi sa che la apro, ma per il protagonismo, ma voglio dire, no? Facevano bonifici lì, serve per una roba. Faccio, guardi, no, perché io sto a Dubai e no, a Dubai c'è l'embargo. Guardi, io risiedo a Dubai, no, no, ma ci crede, però c'è l'embargo, non possiamo farlo. Dovevi andare in banca. Cosa ne pensi di PayPal? Cosa ti devo dire di PayPal? PayPal fa schifo. Cioè, è un fatto appurato. Qualunque banca svizzera va bene. Sì. Anche lì, le banche svizzere, se sono banche private, eccetera, che peraltro sono quasi tutte banche private, non gli piacciono i continui bonifici, per esempio. Transactional banking, per certi conti, non è visto bene. Com'è paese? Ma secondo voi com'è paese? Ragazzi, sono tutte nello stesso modo, tutte insicure. Vi svegliate? Tutte! Non è avanzato, non avete troppo. Perché molti di voi ragionano così. Pensate di aver trovato finalmente la roba segreta. Non è segreta. Paese era in Lituania. My choice a Gibilterra, te le dico, sono nel corso di fiscalità, le conosco, va benissimo usarle, però dico non sono robe sicure dove detenere tanta valuta o avere solo quello per fare il transactional banking. Io quello sto dicendo, non sto dicendo non usate Revolut, perché so che dopo questo live mi romperanno i coglioni. Ah, Big Luca, sai che ha detto che non. No, va benissimo per circolante, per le carte virtuali, detenere un po' con piccolo conto 6, va bene. Quando si alza il livello, facciamolo alzare anche il livello bancario. Big, avendo un conto TransferWise, cosa usi sul tuo sito per dare la possibilità di pagarti e di usare le carte nel tuo sito verso il tuo conto TransferWise, essendo che TransferWise non consente di avere depositi via carta, ma solo bonifico. Ok? Ah, e tu intendi come processiamo le carte di credito? Ho una società in Delaware, per esempio, perché altrimenti non potrei processare i pagamenti con Stripe, perché Stripe non è presente negli Emirati Arabi Uniti. Io adesso potrei fare anche un checkout emiratino, mi faccio arrivare direttamente i soldi negli Emirati, ma non andrebbe bene comunque per il circolante, perché i bonifici da Dubai non piacciono e quindi devo comunque avere un conto europeo. Dimmi la verità, secondo te li sbloccano, i soldi sono persi, non ho scelto io la piattaforma, la mia compagna mi pagava lì. Ma raccontami Alessandro, i soldi bloccati? Come funziona? Io non, ce non ho soldi su Payoneer, cioè è vuoto, me l'avevano aperto il conto Payoneer per la mia azienda di Dubai, ma non c'è arrivato un euro. No, non è vero. Ma sai che forse ci avevo messo anche lì, tipo 1.000 euro, no, tipo semi vuoto, ma perché? E la carta me l'avrebbero data, ma prima di darti la carta devi fare entrare, non mi ricordo, due bonifici. A me è stato sulle palle, ma io perché devo metterci dei soldi? Voglio la carta per guardarmela, quindi poi. Ah, hai utilizzato A? No, non ho utilizzato Atlas. Com'è il conto alle poste secondo te? HSBC va bene, HSBC Hong Kong, ho sentito storie di assoluto orrore, anche con conti alti. Ponzi Bank. Avendo, ok, ti ho risposto. Perché PayPal non ti piace? In che senso? In che senso? In che senso? Perché bloccano, a volte bloccano i soldi, frizzano. Io ogni volta, adesso l'hanno finita perché gli ho fatto vedere qualunque cosa. Ogni volta che facevo, ma basta che sto N26, dai ragazzi, ma fate le persone, se hai una banca va bene per piccoli soldi. E voi la dovete finire di ragionare in piccolo. Tu hai mai sentito un extra ricco dire ho i soldi all'N26? Ti sei risposto da solo. Widiba, non so che cazzo sia, ma sono. I soldi sulla carta non sono prelevabili e non sono spendibili, sono congelati sul conto. Mi sembrava che funzionasse temporaneamente. Questo dice l'email. Temporaneamente. Io non ci farei affidamento. Mi dispiace molto. Ripeto, ragazzi, il motivo per cui io vi insegno queste cose è perché mi dice: cioè, io non godo se ci perdete i soldi. Ok? Tento di insegnarvi delle cose date dall'esperienza, perché mi sono capitate anche a me certe cose, come lasciare. No? Anche con Mobe, per esempio, c'era il wallet, io lo svuotavo ogni volta, c'è chi lasciava i soldi sul wallet di Mobe.
ha perso centinaia di miliardi, ma non puoi, non è una banca, perché dava la carta, che no, siccome non dichiaravano, lasciavano i soldi sul wallet di Mobe e con la carta prelevavi, e quando a Mobe è successo quello che è successo, non è che volevano frizzare il wallet, però l'FTC ha frizzato tutto, e quindi se avevi dei soldi, io stesso non ho ricevuto l'ultimo bonifico di $25,000, ora, ho detto, vabbè, puff, non ho $25,000, però pensate a una persona normale che aveva generato $25,000, averli o non averli è tanto. Io, per esempio, nel conto della liquidità totale di quel mese avevo anche messo quei $25,000 che mi dovevano arrivare, li avevo inclusi, quasi ogni giorno faccio il saldo totale, no, delle mie cose, e poi non sono arrivati. Però, proprio per evitarvi questi problemi, quindi le carte Pioneer sono congelate, ragazzi, quei soldi lì fate conto che non li vedete più, poi dopodiché se ve li ridanno va bene, però avete capito cosa è successo a Wirecard? Cioè, perché è temporaneo, cioè il CEO in galera perché ha fatto un buco e una frode, pare, da 2 miliardi che non sono mai esistiti, quindi si è inventato 2 miliardi. Cioè, qui non sono indiani su Instagram o piscine. Sono appena svegliato, oggi compio 34 anni, aspetto il tuo regalo. Auguri, auguri Giorgio. Comunque sono ubriaco, questa diretta è molto simile ad altre, tutti chiedono la stessa cosa. Lo so, purtroppo, guarda. Puntiamo sull'American Express Black, la ricevi solo su invito da Amex. Sì. Con quanti soldi in banca bisogna spostarli su un conto sicuro? Widiba è la banca online dei Monte dei Paschi. Ma tu sei un troll? Monte dei Paschi, cioè, non è neanche Monte, è la banca online di Monte dei Paschi. No, non la userei, posso dirlo senza essere denunciato da nessuno. Io non lo consiglio. Cioè, ci sono concetti che non sussistono. Io non l'ho mai sentita questa roba qua. Oh, picco, ho spostato 10 milioni. Monte dei Paschi. Che ho fatto un attimo, così sono lì. Cioè, anche voi nella vostra no consuetudine, quando parlate con le vostre, il benzinaio, il frutto, cioè, non escono questi discorsi. Allora, dipende quanti soldi hai, dopo quanto devi spostarli in una banca sicura. E sopra i 50.000, 50-100.000 è già una liquidità seria, secondo me. Cioè, ragazzi, non sono noccioline. Poi, ma anche i pochi soldi che avete, allora di solito la regola è questa: se avete 6.000 euro non è che potete aprire tre conti, sì potete farlo, magari se usate dei wallet vi consiglio in realtà di farlo, perché tu mi dici ho pochi soldi, sì saranno anche pochi, ma sono tutto ciò che hai, magari anche operativamente, quindi perché mi dispiacciono ste cose. Ti sei come carta aziendale da dare al dipendente per poter pagare le spese della mia azienda, almeno su quei pochi soldi sei tranquillo. Sì, ma N26 è aziendale per i freelancer, ma non è aziendale, personale. È per i freelancer N26. Ci consigli una banca estera in cui depositare i soldi? No, non voglio fare pubblicità, non me ne frega niente. Se no poi mi dicono che ho gli interessi. Qualunque mega bank internazionale, consiglio, too big to fail, vanno bene, qualunque banca grossa va bene, se poi non è europea è meglio. Fai sì, va bene. Ma perché non esiste una società che consenta di fare questo ed avere per forza una subsocietà della Delaware? Non sarebbe interessante fare una società che offra il servizio pagamento in carta per la società? Sì, ma ce ne sono, ma non sono efficienti come Stripe. Certo, io posso anche usare un processore di pagamento degli Emirati, ma Stripe è una sicurezza anche per il consumatore, perché vi interfacciate, ci dovesse essere un problema, Stripe è molto responsive. Peraltro io perdo anche i soldi sulla transazione, perché non mi fa fare... Voi pagate in euro, ma a me arrivano in dollari, qualunque sia la conversione. Non c'è l'euro sullo Stripe della Delaware, peraltro. Non potete agganciare un conto, serve un conto americano, quindi io ci perdo anche sulle transazioni, ma ci perdo perché... Almeno c'è sotto, cioè siccome si parla di carte, non è che io, anche perché anche lì i processori di pagamento devono essere sicuri, perché voi capite che su un processore di pagamento ci passano ciclicamente milioni nel mio caso. Cioè a me può capitare un giorno dove su Stripe magari ci sono $200,000, $300,000 è capitato. Se il processore di pagamento scompare, capita.
è un problema. Perciò uso processori di pagamento che sono sicurissimi sia per me che per voi. E anche, ripeto, una garanzia nei vostri confronti. Cioè, quando voi mettete il numerino della carta, sta andando su Stripe, che Facebook usa Stripe, ok? Quindi... Sono mesi che leggo che la Germania ha problemi economici molto profondi, se l'avessi saputo rispostavo, pensavo che fosse tutta gestita in US. Wirecard, sì. Per uno che vive e fattura in Italia, qual è per te la banca più sicura? Nessuna banca italiana è sicura. Una veramente vale l'altra. Al che è una banca grossa, Intesa, cioè se proprio è meglio all'Intesa che al... Le banche inglesi come le vedi? Le vedo abbastanza bene. Mi sono frizzato sulle carte o anche i conti, cioè dal conto puoi fare bonifico per scaricare il conto. Allora, non so bene come funziona Pioneer. I soldi che erano contenuti come saldo della carta mi rappresentano che sono frizzati. I soldi che non sono sulla carta, anche perché mi pare che sulla carta ci potevi mettere al massimo 10.000. Quando ho guardato era così. Ok, ripeto, il tecnicismo non lo so, capitelo voi, andate a investigare. Il resto no, dovrebbe andare. I soldi bonifici vanno su. Non è un problema di Pioneer, vorrei specificarlo. Il problema è di Wirecard, ma Pioneer si poggia a Wirecard, quindi le carte sono frizzate. Ripeto, ragazzi, cioè 10.000 a me darebbe fastidio. Se domani mi frizzano 10.000 euro, io però dico, ma lo sai che c'è. Io ho avuto amici con soldi bloccati 2, 300, 400 mila, anche poi glieli hanno sbloccati ed erano lì che saltellavano. Cioè, ma sai che c'ho i soldi bloccati? Va bene, ok, poi glieli hanno sbloccati. Però è un danno. Cioè, a me, avessi avuto Pioneer quando stavo facendo i libretti le prime volte che accumulavo e mi bloccavi, cioè io ero perduto. Mettere su Intesa la mia banca italiana. Sì, se siete in Italia... Sì, puoi fare i bonifici. Conto personale, banca cinese, merchant bank, passa la paura. Sì, certo. Esatto, Gianmarco. Ora capito se è diventata italiana, ING. No, non lo so se è diventata italiana. Non ho la minima idea, ragazzi. Quindi queste sono le catechesi di oggi. Occhio, non detenete tanta valuta e abbiate un backup. Va benissimo usare queste piattaforme, queste realtà, anche molto belle, che ringraziamo per il business che ci fanno fare. Vengono abusate da molti. Però abbiate un backup e non lasciateci tutti i vostri soldi. E soprattutto, ragazzi, quando cominciate a muovere certe cifre, cioè finché voi fate 1.000 euro al mese mi va bene, cominciate a fare 15, 20, 30 mila euro al mese, quindi il conto si riempie, le transazioni sono tante, sono visibili, dovete avere un'infrastruttura che vi supporta. A me soldo, oggi ha mandato il contabile del bonifico che ho chiesto indietro, avevo anche dei soldi nel wallet e ieri li ho rimessi senza problemi nel conto principale. Soldo è una roba online di una banca italiana, insomma. Ho un conto in Intesa San Paolo, se una campagna crowdfunding va bene, come mi dovrei comportare dopo? La società dovrei aprirla in Italia per consolidare un po' il business, per dopo cercare una banca più sicura o subito trovare una migliore anche all'estero. Purché dichiari tutto, puoi fare dove vuoi, dipende di quanti soldi si parla. Esatto, io sono temporaneamente perduta, i soldi del self-publishing che mi servivano per investire sono lì. Laura, sono sulla carta, Lara, scusami. Se sono sulla carta è, capisci, un danno imprevedibile ma prevedibile, ok? Cioè che ti blocchino subito così tu non prevedi quando, ma se sei intelligente, ok, se mi ascolti, sai che può succedere e questa cosa qui ti attiva la mente perché cerchi dei backup, hai subito l'altra carta, hai l'altro conto, non hai soldi in tutti i solo in un conto, ce li hai in tre o quattro, perché... Anche un conto bancario normale te lo possono chiudere, non gli piace, ok? Quindi per chi ha i soldi bloccati sulla carta, mi dispiace molto. Yeah? Yes, bring it please. Arrivato il ristorante. Quindi per chi ha i soldi bloccati mi dispiace, però da oggi in poi... Chi ne pensi che ha soldi in posta? Anche lì, ragazzi, se ricevete la pensione in posta, cioè se fate business col conto postale, ma voi sapete le persone che fanno tanti soldi, che hanno dei conti ridicoli? Thank you very much. Pranziamo, burger e carotine.
Aspetta, perché l'altra volta è successo un fatto increscioso. La maid ha lasciato la plastica sull'hamburger. Sono andato lì, io ho detto, c'è la plastica sull'hamburger. Sorriso. Se no, non va bene, ragazzi. La diversificazione è una cosa primis. Io cosa parlo a fare? Grazie del buon appetito. Se voi non apprendete, voi vi dovete abbeverare al fiume della conoscenza. Non avete più ruscelletti. Venite al fiume, in piena, domande. Io svolgo ormai un lavoro di pubblico interesse. Cioè io dovrei ricevere dai governi uno stipendio, l'auto, ok? Su banca estera, ok? Perché se no sono problemi. Ragazzi, qualcuno ha delle domande su questo argomento qua? Che non siano cosa ne pensi di, non penso, non c'è da pensare. Tutti i wallet, fintech, queste soluzioni qua. Oltretutto, grande Vigna. Vigna, che è un uomo di ingenti capitali, considera ogni donna. Guardate che bel ragazzo che è, contattatelo che tanto è single. Bisogno di conoscere, non usa il 26, big assolvici, e assolvici, non mi assolvo oggi perché mi fate arrabbiare. E poi, guarda, adesso approfitto, quanto ci fai su che ci sono un sacco, che adesso la gente sa che non mi deve scrivere, ecco, la gente che piange, poi mi dispiace, perché non so come aiutarvi. No, solo pochi, uno dell'altro. Io ve le dico le cose, e anche quelle che considerate più stabili, più belli, no? Ma io, che poi la gente si confonde, perché mi andate in bias temporale, no? Perché 9.26? Arturo, guarda il live, non è no, è con moderazione, non come unica cosa. Se tu hai 200.000 euro su N26, non va bene. Appena effettuato bonifico da Revolut a conto ITA sembra funzionare. Che c'entra Revolut? Parliamo di Pioneer? Non ho mica detto che hanno chiuso Revolut o che non funziona. Bello. No, per fortuna non mi state scrivendo. Non so se è stata fatta come domanda, ma dal tuo punto di vista i soldi sulla carta andranno persi. Sì, ragazzi, andranno persi. Ve lo dico prima. Ragionate che quei soldi là non ce li avete più. È responsabilità di qualunque persona responsabile pensarla così. Se poi, come quando venite truffati, se poi riuscite ad avere i soldi indietro, bene. Altrimenti, sono persi. Anche lì, il fatto di avere, quindi chi non ha la carta Pioneer per ora è salvo, sì. No, non è difficile. I conti offshore internazionali non è difficile aprirli, sono quelli più semplici. Fino a poco tempo fa era molto più complicato aprire un conto personale a Dubai da residente che aprire un conto a Hong Kong offshore con HSBC, cosa che non ho peraltro, però è un esempio. Pane non ne mangi, pane non a Dubai, pane italiano. Barclays offshore a 25.000 pound, quindi di solito è il deposito minimo, perché si parla sempre almeno di solito un cinquantello, meglio se 200.000. I vari conti che non sono di solito private, sono priority, che molte volte vanno pure meglio, perché for private molte volte ti vogliono gestire i soldi. Sono i private, di solito sono conti poco transactional. A me serve un conto transactional, che io mi agito, devo bonificare subito il cash. Ne dico una. Ah beh, l'avevo già detto. Uno dei miei conti, Pila, stava su un milioncino. Mi sembrava che me l'avessero bloccato, sono andato completamente in ansia. Ma giusto, ce n'ho altri, però mi blocchi un milioncino, mi sta sul culo. Chiaro? Per fortuna che non mi hanno voluto aprire il culo. Come se fossi stata default 2 miliardi di buco. Dove li prendo? Esatto. Come possiamo individuare un conto stabile affidabile da mettere i soldi sul conto Pila? Giurisdizione stabile. Allora,
le banche non devono essere fortemente indebitate, quindi già un paese non indebitato. Le banche non devono giocare con i derivati e fare le pirlate. E soprattutto una giurisdizione stabile con governi non corrotti e paesi che non fanno la guerra. È vero? No? Perché la Svizzera è così sicura? Perché gli svizzeri non si mischiano con niente. Gli svizzeri stanno in Svizzera, fanno i cazzi loro. C'è la legge, si rispetta. Adesso tutti coloro che possono spostano in fondo e Pioneer farà bene. Perché capisci quali sono poi i problemi? Cioè uno dice, per adesso va tutto bene. Io non terrei i soldi su... Io lo dico, ma non ho niente contro Pioneer. Cioè va benissimo. Io non lo faccio. Siccome le domande arrivano a me, rispondo io mentre mangio le carote. Comunque ragazzi, avere la maid in casa, altro livello. Altro che hotel. Buono. Scusate se c'è qualcuno di Dubai, ma il pane italiano lo pago, lo strapago, pago 20 euro a pagnotta. Dov'è? Posso farmi portare pane caldo la mattina? Non ho trovato niente. Il pane mi manca. Poi se io mangio poco pane, dimagrisco. Invece devo mantenere la bella trippa. So che le piace. Le donne che... Perché vedi, la perversione è sempre quella. Cioè, tu devi dare la giustificazione alla voglia, alla lussuria delle persone. È una tecnica di manipolazione. Perché uno con gli addominali è troppo ovvio. Cioè, grazie che ti piace. No, non hai neanche più il limite, no? Invece uno che ha anche un po' di panzetta, la donna può dire, sì, ha la panzetta, però è un tipo. Mi va in giustificazione cognitiva. Date a studiare. Adesso tutti coloro, per ora tre conti differenti, tre continenti differenti, mi sento più sicuro. Arturo, pure io. Pure io ho continenti diversi. Esatto. Conti in Oceania, per esempio. No, non è vero. Purtroppo ho ordinato la carta per fare i pagamenti del business, quindi sì, sono sulla carta. E quanto ci hai rimesso, Lara? Se puoi dirlo, ovviamente. Limite dovrebbe essere 10, quindi se ne avevi più di 10, se non li hai messi tutti... Per adesso, oh ragazzi, poi magari tra 3 minuti ve li sbloccano, è meglio, però imparate la lezione, cioè queste piattaforme qui vanno bene fino a un certo punto, il messaggio è quello, e non sto parlando male di nessuna piattaforma, uso anch'io queste piattaforme, io uso TransferWise, voglio dire, cioè non è che è ottimo assolutamente, finché funziona. Conto tramite la Delaware, aperto tramite Stripe, pure servizi intermediari, perché Stripe chiedono almeno 2.000 euro, quindi solo per tariffa di apertura con un business piccolo non ne vale la pena, anche perché devono sempre poi ripassare dai conti USA altri soldi per... lo so Stefano, no, io ho pagato, ho aperto una società in Delaware con $350, sono intermediari ma non te li consiglio perché non c'ho voglia. Io da vari imprenditori dire che American Express è affidabile, che c'entra? American Express non è una banca, è una carta. Tu una cosa, la Big Look International un'altra, in più hai altre entrate, gestisci tutto diversamente, hai uno schema e lo applichi a tutte le fonti di entrata? Non ho capito molto bene, cioè ho delle regole diciamo di finanza personale. HSBC affiliale a Milano la consigli? Sì, ma non aprire conto a Milano, conto Premier te lo apri dove vuoi. Cioè, ripeto, dichiarato, perché averlo a Milano? Cioè tu dimmi il vantaggio. Per fortuna che non ho la carta, ma comunque mi devo muovere per spostarle, sì. Paesi che non fanno la guerra, quindi niente USA, esatto. Ancora non ci sono arrivato, ma quando sarò 10k a mese vorrei gestirli così, 7 conto a uno, 2 conto a 1k per vivere, ottimo. Ma in Svizzera aprono online, sì, ci sono delle banche. Io sono in Germania, dopo sto botto penso che dovrò informarmi su qualche conto estero. Macchina del pane, farla portare dall'Italia, Io ho 8k sulla carta Pioneer. Bella inculata, vedi? Spero che tu abbia tanti altri soldi. Cioè, sono cose che... se tu sei a un livello a, ragazzi, 8k, ti girano. Perché ti girano. Perché dici, io ho 10k. Se, allora, mettiamo che io debba buttare via 8k. Vado e mi compro un orologio, che non saprei neanche cosa comprare. Vado e mi compro un nuovo computer. Ok? Vado e mi compro... Vado a fare shopping. Vado a fare una vacanza. Prendo un piccolo privatino. Ok? Quindi ti girano le palle. Tutto sta, chiaro che se avevi solo 8k, cioè, non è di... Perché dall'esterno dice sì, ma sono solo 8k, 6k, 3k, anche 200 euro sono una cifra importantissima se sono gli unici che hai. Sei un grande big, ti seguo sempre. Grande Irene.
Saranno sicure, ma anche le banche italiane fanno ridere. No, non sono sicuro le banche italiane. A gennaio circa ho fatto 3 o 4 di pagamenti in una notte, piccoli pagamenti, a metà mi si è bloccato il conto perché pensavo fosse un furto. Sempre così. E molte volte devi anche andare in banca. E dopo questa sei sempre il mio eroe. Erano spicci big, meno male, ma necessari per scalare. Assolutamente grande insegnamento. Grande Lara. Bene. Quindi spero che voi non abbiate registrato perdite ingenti. Questo lo spero veramente, sinceramente. Considerate i soldi della carta di Pioneer completamente andati. Non ci fate più affidamento. Anche perché parlate col muro. Anche perché anche Pioneer si trova in delle situazioni, usava Wirecard. Non è che sia, cioè, non è colpa di, ripeto, se io domani mi poggio, cioè in buona fede, mi poggio su una cosa, questa collassa, e se uno lo fa in buona fede, tengo sempre qualche cappa in contante, bello contarle e sapere che ci sono. Ciao Carmine, cogna. Signori. Pig, non so se ti hanno già fatto questa domanda, cosa ne pensi di Enetis? Stai scherzando, giusto? Non fa ridere, ma comunque grande. Condividete questa diretta. Che la mia voce arrivi a chi deve arrivare, a tutte le persone che non capiscono. Fate condividi. Lo so che voi dite, no, ma non posso far vedere che ti seguo live, perché sì, ho capito, lo so, ragazzi, la vita è molto dura. Però se ci vantiamo di seguire chi non va seguito e non condividiamo chi invece va seguito, è antitetico. Sei d'accordo? A me in Italia hanno bloccato la carta perché ho preso un corso da 700 euro l'una di notte. Se, sì, perché poi se compri di notte, è vero. Ciao Alessandro, come andiamo? C'è Wirecard insolvente, le carte Pioneer sono state congelate. Bella merda. Alessandro, ti voglio fare questa domanda. Tu di detenere tanta valuta sulle soluzioni fintech... Cosa ne pensi? Hai avuto questa esperienza? Ma hai avuto problemi con i wallet? Grande, grande. Però ripeto, cioè, quando si alza il livello dovete anche alzare il vostro livello. Hype, non hype è una roba italiana, ripeto, facile, veloce, potete aprire un conto, è in Italia, per il circolante va bene, fare i bonifici, ricevere i piccoli pagamenti può andare bene. Mi sa che il mio conto italiano 90% delle volte di notte è bloccato. È solo carte, i conti a quanto pare tutto. Sì, sì. Il problema di adesso che effettivamente persona mi ha fatto venire in mente questa cosa live è che adesso si agitano, ovviamente prelevano tutti i soldi, non dalla carta ma dai conti, li svuotano perché dicono iniziano a non andare le carte e io farei la stessa cosa. Quanto hai fatto al lancio? 700k? No. Abbiamo fatto un cazzo barattolo. Ormai siamo una società assolutamente povera. Lloyds va bene. Sì, Alessandro me lo faceva, Alessandro Zerbini. Quindi, sì, no, il conto va, però chi aveva i soldi sulla carta ha capito un problema. Perché, così. Altre domande, ragazzi? Condividete questo video. Ma la maggior parte di noi li ha sulle carte. È questo. Solo per fare transitare i soldi. Solo per fare transitare i soldi, ragazzi, è una verità. E soprattutto per chi di voi ha guadagni importanti, piuttosto ci pagate le tasse, piuttosto, ma non rischiate, perché pensate se accumulate un milioncino su una rete ve lo tolgono. Meglio pagarci le tasse e avere quello. Banca Nazionale Commerciale Araba, Arab Commercial Bank, va bene. Quando uscirà? Ne so qualcosina. Ah, è sincero e dice ne so qualcosina. Poi se vuoi dirci quanto ci avevi rimesso una volta. E quindi sono robe problematiche. Quindi non fate, non impazzate. Io cosa potrei mangiare? No, niente, ho già mangiato. Tu dici, se hai già mangiato perché vuoi rimangiare? Per il ragionamento che ho fatto prima, perché mi piace, a voi piace quando io mangio, io lo so, se appena mangio mi si alza il live.
Dai ragazzi, così vi aiuto ancora un po', 5 minuti, io poi devo andare, non so bene ancora fare cosa, che mi è stata proposta una piscina questa mattina, ma poi non si è fatto. Insalata, ma che insalata, sono mica un erbivoro, sono un carnivoro io ho bisogno di carne. Se la cosa vi offende, signori, è un problema vostro. Dicelo. Dai Ale, dici quanto hai perso e facciamola finita. Poi bonifica a tutti qualche migliaio di euro. Io ti saluto, vado a mangiare che mi hai messo fame. Grande, grande Giorgio. Mi raccomando, occhio alle soluzioni fintech. Quindi, domande, c'è qualcuno che ha avuto i soldi? Ciao Big, non posso mandarti il pane, ma posso insegnare alla tua maid a farlo. Maid è maid, non made. Purtroppo all'epoca 45k si sono volatilizzati. Erano solo 45.000 dollari, ma sai che pensavo 100.000? Avevi solo quello. Chi era? Shakir aveva 300.000 dollari sul volo, anche la Miyan. Noi abbiamo visto delle cose che voi umani... È tutto, va tutto bene finché va tutto bene. Via Bai, sì, prima era usatissima, anche le via Bai, poi c'è il, come si chiama, quella bulgara che adesso in realtà è maltese, figurati. Dai che lo sapete, aiutatemi. 100k, Carolina, sì. Popolare di Sondra con giurisdizione svizzera dovrebbe essere OC. Sì, lo è perché è un branch estero, è separata, è segregata da quella italiana. Sì. Comunque ragazzi, se non avete capitali importanti, una banca normale, cioè va bene, l'importante anche, cioè, e non fare ste robe qui online, lasciate lì. Ho appena bonificato da saldo Pioneer a mio conto bancario e sembra essere andato a buon fine, dal saldo Pioneer li hanno scalati. Sì, allora il saldo Pioneer dovrebbe andare, non voglio creare allarmismo, però non voglio neanche che vi riposiate sugli allori. Calcolate che non so in che banca risiedano i soldi di Pioneer. Big, so che non ti piace Bitcoin, ma come accumulo di ricchezza senza voler speculare lo escluderesti assolutamente? Categoricamente sì. Che cazzo di accumulo di ricchezza vuoi fare? Una roba così volatile dove non c'è fiducia e non c'è assolutamente scambio ed è guidata semplicemente dall'avidità o dalla paura. Non va bene. Cosa vuoi accumulare? Va bene come speculazione, ma non come accumulo. Che ne pensi delle banche rumene? Dai, ragazzi. Io li ho tutti in Unicredit, ma è il top e non mi lamento. Bitcoin e speculazione in sé cosa vuoi accumulare? Infatti, il Revolo funziona sempre alla grande. Sì, Mario, certo. Come no? Non vincete meno di queste cose. Voi fate così. Voi mettete tutto su Revolo, su queste robe qua. Quando vi trombano il conto, però venite live. Perché purtroppo poi, no, perché Big Luca è negativo. No, è perché io so di che cazzo sto parlando e ho vissuto prima di voi certe cose. Ho avuto anche io un'esperienza pessima in Malta, per fortuna dopo 6 mesi di blocco del conto ho risolto, ma i più grandi capitali in wall. Pensa a te, 6 mesi di soldi bloccati. Il problema è che ora tutti a fare bonifici da Pioneer, mi sa che lo fanno frizzare. Che cosa vi devo dire? Credi sia possibile che la moneta fiat, non più collegata all'oro, possa essere convertita dai governi in moneta digitale, data l'inflazione sul trucchetto usato dalla banca centrale che sta portando al collasso? Magari nel futuro sì. Non lo so, non mi interessa. Spero di non vivere abbastanza a lungo da vedere sta roba qua, che mi agitano, queste cosa convertono, che cosa succede ai miei soldi, che io sono vecchio come il nonno su certe cose. Io mi lero su Revolut, ora non so se toglierli o no. Ma no, non è quello. E se usi solo Revolut per il tuo business, calcola che devi poi usa anche altre cose. Posso studiare tutte queste informazioni sulle banche big? Ci sono dei libri? No, c'è solo il nostro corso, non si trovano queste informazioni. Le devi o sapere. Questa è peggio della strategia di marketing. Cioè, o lo sai o lo sai. Abbiamo il corso fiscalità internazionale per online marketers, ma non so se è aperto o chiuso. Non ne ho idea, lo sa il mio ufficio. Non gestisco più niente. Canada è una nazione affidabile, sì. Non ci sono i libri. C'è l'esperienza. C'è il parlare con persone che hanno questi problemi, che aprono conti, che aprono società, i trust, le magagne, le cose. Non ci sono i libri. Tutta esperienza, signori, tutta esperienza.
Quando lasciate i soldi in un wallet e collassa, sapete come vi bruciate? Quando li lasciate sulla piattaforma di affiliazione e quella ve la trombano. Cosa che ho vissuto, eh? Cioè, non è che parlo perché sono un indovino, anche se lo sono. Vabbè, io una venditina l'ho fatta mentre stavo blaterando delle mie elucubrazioni mentali. Avete condiviso il video, ragazzi? Così che le persone capiscano cosa devono fare e cosa non devono fare. Perché poi venite da me e mi chiedete, e Big aiutami tu, e cosa posso fare? Scrivi a Pioneer, so già che qualcuno mi dirà, ma tu che sei Big Luca non puoi scrivere, secondo voi posso fare una roba del genere? Cioè, una volta, ma non puoi scrivere a TransferWall, cosa vuoi che scriva? Stai zitti che non si accorgono che esisto. Mamma mia. Vabbè, altre domande, ragazzi? Tre domande, dai, che abbiamo altri due minutini. Buono. Quello che ho appena mangiato. Quindi Wirecard è in bancarotta, praticamente. In bancarotta, signori. Mancano 2 miliardi di euro che non ci sono stati. Buco contabile. Fail to check Wirecard bank statement for 3 years. Financial time. Wirecard cardholders money locked. Freezes UK subsidiary. Sì. È stato frizzato. Fail to check Wirecard stesso. Bank worker lies. Allegation of lies. Spy. C'erano le spie. Solite porcate, insomma. Boh. Consigli TransferWise come conto Pila? Niente, Daniele, non ci capiamo, vedo. Non è un conto Pila TransferWise, è un fintech, è un wallet, è una roba online, non è un conto bancario serio TransferWise, è un tramite. Non capite la differenza tra una banca e un fintech? Cioè, non è così difficile, non ce l'ho con te, però alla 16ª domanda, ragazzi, cioè Non accumulate denaro su queste robe qua. Il denaro lo accumulate in una banca, primo, e non, se posso dire la mia, in una banca online, in una cazzo di banca con sede fisica dove ci sia una persona con la quale tu puoi parlare, non il customer service che non si capisce, specie se potete permettervelo. Cioè, molti di voi hanno i 200-300 mila euro, eccetera, ma vogliamo avere una banca dove io su WhatsApp ho il mio relationship manager, succede qualcosa, scrivo e dico, oh, cosa succede? Relationship manager di vari paesi, oltretutto, tranne di uno dove non c'è WhatsApp. Big sotto i 5K all'Italia non sa se ho un conto, esempio, con ViaBuy. No, lo sa tutto. Io avevo 3K e li ho messi sul tuo conto, Big, così sono sicuro. Grande, grande, ho apprezzato il gesto, hai fatto benissimo, ti prometto che ne avrò massima cura. L'unica cosa comoda è il fatto di creare e cancellare carte virtuali, altri ovviamente li stavano bene. Sì, d'accordo. Tra senso di colpa e paura, qual è l'emozione che più preferisci instillare? Dipende per cosa. Bello. Non è chiara molti B. Qui c'è gente che farnetica di comprare casa con le cripto. Sì. Eccoci. Banca uguale conto Pila e il resto per transazioni. N26, da quando ho capito, è una banca fisica. Però, perdonami Luca, ma non ho seguito completamente il discorso. Non credo che sia una banca fisica. E comunque è una banca dove tutti... Quando una banca è troppo mainstream, io non la consiglio per l'accumulo di denaro. Quando una banca è online, eccetera, eccetera, non va bene. O anche, dipende, vabbè, questo, se non ha filiali nel vostro paese di residenza, per certi versi potrebbe essere meglio. Wink, wink. Dipende. A parte che adesso N26 mi risulta che abbia aperto in Italia, quindi adesso infatti Libano è italiano e quindi vuol dire che i vostri soldi sono in Italia e quindi la Germania non deve neanche più comunicare che ci sono i soldi in Germania perché è tutto in Italia, quindi il Serpico vi becca comunque. Serpico è il software dell'Agenzia delle Entrate, che già che chiamarlo Serpico non vi dico, sono affari vostri, non ve lo auguro, io però ve lo sto dicendo, no? Chi ha i soldi su PayPal, chi ha i soldi, siccome ci sono di mezzo le banche, anche tutti gli istituti finanziari sono obbligati a riportare quello che state facendo. Quindi vi consiglio di fare tutte le robe legittime,
e di non fare delle porcherie. E se fate delle porcherie, non raccontatevela. Io ho perso veramente il conto di persone che se la raccontano. No, ma in realtà non è in realtà. Quindi se le banche online non vanno bene, le banche italiane sono ancora peggio, dove si dovrebbero ottenere dei risparmi secondo te? Banche internazionali, paesi, giurisdizioni stabili. Cioè, oltre l'Italia esistono altri 199 paesi o quello che è. Ok? L'Italia, ragazzi, lo so che purtroppo molti di... cioè uno ci nasce, come chi abita in un paesino, dice che quel paesino è bello, ma ovviamente non lo è. Cioè tutto ciò che conosci, dice vabbè, tutto sommato... cioè, però non è un paese dove si mangia bene, ma voglio dire, per certe cose non è che sia proprio massimo della vita. Se ti do dei soldi ci lavoreresti tu, fai questa cosa? Assolutamente no, Thomas, vuoi farmi arrestare? Ma figurati, mi viene un'ansia quando c'ho i soldi degli altri, ma proprio no, assolutamente no. Io non faccio soldi con nessuno, c'ho i miei soldi, gli altri hanno quelli degli altri, non tengo soldi per altri, non investo soldi per altri, non cerco finanziatori, non datemi soldi, non ricerco capitali da nessuno, io c'ho i miei, voi ci avete i vostri, a volte voi inviate i vostri a me perché volete comprare dei corsi, se lo volete, se non li volete non li comprate, non voglio capire niente, ci voglio avere dei problemi che non mi competono. UE in generale non va bene. Non è il massimo. Completamente d'accordo. C'ho Big, tenere i risparmi sul conto inglese di CSBC. CSBC inglese va bene. Basta con queste N26, ragazzi. Mi avete rotto i coglioni. Basta, ragazzi. Rinnovato. Ma basta con queste N26. Sto Revolut, ragazzi. Siete, ma perché? Siete così piccoli. Sono conti online, banche online, dove mandate la foto del passaporto e vi aprono le robe. No, non è sicura. È una banca che va bene per il circolante. Ma che cazzo l'ha messa in giro sta voce che Revolut è una figata? Ma dov'è sta persona? Mi date il link? Sono bancucole, cosine, dai, online con la roba, Revolut oltretutto ti verifico, lasciamo perdere il discorso, Revolut lo uso pure io, non è quello, ma per il circolante, ma dai, Cicchinelli, guarda, dammi una mano tu, perché veramente, questione Svizzera, cosa ne pensi? La Svizzera va bene. Sì, ma non è vera quella cosa che hai detto, Matteo. Se hai pochi soldi, ma non tanti soldi. Poi Revolut, io ho sentito horror stories. Luca, non so se ti hanno posto questa domanda. Banca Mediolanum costruita intorno a te, Simona. Mettici 30 miliardi di euro. Tu, Simona, hai mai sentito uno che ti dice ho aperto un conto segreto sicurissimo a Banca Mediolanum? Ma anche una banca normale può fallire, come è successo a Monte dei Paschi. Monte dei Paschi è una banca italiana, ragazzi. Su un po' di testa, no? Non è normale. Certo che può fallire, ma secondo te fallisce prima una soluzione dove la gente usa carte virtuali e riceve pagamenti da network di affiliazione che stanno alle Cayman oppure ricevono soldi di consulenze mai elargite online oppure una banca seria? Ma capite anche voi le differenze? Ve lo devo spiegare? Quelli che fanno affiliate perché Revolut da subito le carte, da qui a cascata il resto. Ho capito. Revolut ci pago la spesa e il parrucchiere, ottimo. Duca Scopi Bank, no, però ne ho sentito parlare, pare vada bene per il trading. Cioè, non è una roba sicura. Niente che è online, dove tu non hai un relationship manager e dove tu parli con un numero di un'assistenza e che è usata da gente, da qualunque persona, è sicura. Non è così, se poi tu mi dici, perché purtroppo le persone non capiscono la differenza, perché adesso le persone dicono, ah, perché Big dice che non funziona? No, funziona benissimo, ho detto che non sono sicure, che è un altro discorso, no che non funzionano. Mio padre fa perizie contro le banche, fidatevi, lasciate stare l'Italia. Sì, no, perché le persone confondono serietà con funziona e c'ha l'app figa. Siccome Revolut ha un'app molto figa, le persone pensano di aver incontrato. E finché funziona va bene, ripeto. Io non deterrei, ragazzi, io vi dico la mia.
Io non deterrei tanta valuta su banche online, virtuali, fintech. Il problema è che molti di voi pensano che ci sia una differenza. Sostanzialmente non sto parlando a livello burocratico e formale. Formale lo so anch'io. Io a me della formalità e della forma non me ne frega niente. Io vado alla sostanza. In sostanza, io ho sentito tante di quelle storie di orrore di queste robe online che... Mi permetto di essere un esperto di queste cose e vi dico che non va bene. Se poi voi volete fare di testa vostra o dire no, ma perché uno ha detto questo, l'altro ha detto l'altro, ascoltate chi pensate che ne sappia di più. Ognuno prende le proprie decisioni. Però guarda caso, ne sono già saltate un po', i payments per esempio, c'è chi usava i payments, c'è un ampio che è stato 500 milioni di pound bloccati. Perfetto. Dopo questo discorso conviene ancora partire con il business senza partita IVA per il primo periodo e dopo aver fatto un po' di capitale mettersi in regola. Mettiti in regola prima che puoi, cioè non è che se fai 3.000 euro ti vengono a prendere, e regolarizzati. Anche lì, signori, cioè se voi muovete 2-3.000 euro per volta, non è che sono grandi capitali, però quindi il discorso della protezione del capitale non si applica in realtà, si applica il discorso pratico, e cioè se adesso voi non avete un backup e banalmente dovete fare i Facebook Ads, e i Facebook Ads li pagavate con la carta Pioneer perché era l'unica, perché vi piaceva tanto Pioneer, adesso avete i Facebook Ads bloccati. Cioè capite, non è solo un discorso di gran... Poi dopodiché se avete 5 milioni di euro, avete 5 milioni di euro su Revolut, avete il cervello scollegato. Cioè, questo lo dico in diretta. Non... Qualunque persona abbia tanti soldi su Revolut è una persona che deve averli su Revolut perché non li può mettere da altre parti, o semplicemente perché non è una persona che pensa, perché non dà nessun tipo di vantaggio. Il fatto che il Biglio dice da 3 anni di non lasciare i soldi conterà qualcosa? No, non conta niente. Mio padre dice di lasciare i soldi in banca, lasciarli marcire e di metterci i soldi così che a 50-60 anni sarai milionario. Non mi ascoltano, Emiliano, non mi ascoltano. Pensano tutti di essere più furbi del Big. C'è questa moda del vediamo se sono più furbo del Big. Ragazzi, la risposta ve la dico io. No, lasciate perdere. Voi ascoltate, imparate, entrate in dis, non state lì. Parate, cioè, okay, Big ha detto così, vado a farlo. Non è più facile, ce lo dico gratis, porca troia. Ma che bella questa qui. Se hai 5 milioni di euro su una carta del genere, tanto vale che compri proprio la società. Cos'è questa roba qui? Ma cos'è Money Farm? Cosa mi rappresenta Money? Fa vedere, Wealth Manager Money Farm UK. General investment account didn't receive fully managed investment portfolio for sovereign law fees. No, wealth management non va bene. Wealth management è cos'è sta roba qui? Ma proprio no. Figurati. Wealth management. Or anything between 10.000 e 0.35, no, hidden cost. Ti aprono un conto. Sì, ma sta roba è una banca, per esempio. Primo. È regulated by the financial authority as an investment advisor management company. Quindi non è una banca. Ma neanche se mi pagano io metto i soldi in una roba del genere. Cos'è? Ma figurati. Ma perché? Ma poi non sono piattaforme. Voi dovete andare sui siti delle banche. Non le piattaforme. Già che c'è una landing page. Su una banca non c'entra un capo. Possiamo dire che è una landing page che sembra un webinar. No, perché wealth management volete fare? Investite per conto vostro. Che cazzo di wealth management? Chi dove consigli studiare per questi aspetti di fiscalità? Da noi è l'unico corso disponibile, non c'è altro. Se ti dico cosa impari, per favore non provocarmi sull'aspetto della fiscalità, perché poi mi innervosisco e finisco per fare delle battute che poi sono molto divertenti, sinceramente. Anche perché non sono battute. Ok, qualche altra cagata che scaturisce dalle vostre giovani menti assolutamente digiune di qualunque cultura e di qualunque roba? Andiamo a mettere i soldi nelle landing page. Ma si può? Ma guarda tu, fritimo. Ah, ok, scusate che... Vedere, ieri era tutto in caduta libera. No, oggi non apre, cazzo, c'è sabato, non c'è la borsa oggi. Ieri caduta... Non vedo l'ora che cada di più, mi deve cadere di un altro po' di punti e poi entro. Esatto,
corso di fiscalità, quindi c'è tutto il necessario per gestire i nostri soldi. Sì, e c'è anche una parte di finanza personale in online marketing per mentecatti. Sta facendo lead generation per il lancio del corso che c'è 1200. Sì. Cosa ne pensi del trust per la protezione patrimoniale? Per la protezione patrimoniale potrebbe essere un problema e consiglio a tutti di leggere il libro Onora il padre, ad oggi non disponibile da nessuna parte. Dov'è più il libro? E devo anche stare attento che non me lo rubino. Dov'è Onora il padre? Onora il padre? Onora il padre? Non c'è. Non c'è più. Onora il padre, che anche forse qui Onora il padre. No. Padre, boh, vabbè, comunque c'è un libro da qualche parte che è anche il mio possesso, credo, se non l'ha rubato nessuno. No, quello è Unfinished Business, vabbè. Onora al padre, storia di come rubano i soldi a uno che ci mette 150 milioni di nome Tommy Berger. La proprietà dell'AG, la colevissima, un ricco. Cosa ne pensi? Pensato di aprirti una banca? No. Riaprirai fiscalità internazionale? Non lo so. Onora il padre di Tommy Berger. Entri a mercato quando ci sono i saldi. Ma no, io ho un conto dedicato per entrare a mercato quando il mercato storna. Ok? Adesso però mi sto agitando che non vedo il libro Onora il padre. Oh, allora, Tommy Berger, eccolo qua. Vedi che c'è Onora il padre, questa roba qui. Onore al padre, questo tizio col sigaro, Tommy Berger. Vabbè ragazzi. Entro anche quando storna, se ci sono i saldi ci mette un po' più soldi. Signori, io adesso ogni mese, adesso la media è 30 e 30. 30.000 in borsa, 30.000... nel conto borsa per entrare quando storno, 30 30 30 30 30, 60.000 al mese e 7, vabbè. Fai mai i discorsi a made, non sapete proprio scrivere Maid, non c'ha la E finale e non si dice Made, quello è Made in China, per esempio. Discorsi di mindset alla Made, no, perché io con la Made tendo a non parlarci, perché sono un antipatico, cioè io tendo a non parlare con nessuno, sinceramente. Donna, la maid voleva comprarsi dei libri, allora donna fa: se mi piacciono te li regalo, e lei legge libri di crescita personale. Ho comprato il libro The Magic of Thinking Big, The Seven Habits of Highly Successful People di Covey, e quindi però io non le faccio nessun discorso. Secondo te perché ci sono alcuni ricchi che sono tirchi, non si sono desensibilizzati al denaro? Alcuni sono tirchi perché non sanno produrre denaro, alcuni sono tirchi perché pensano, ritengono, e magari è vero, di aver fatto denaro con una botta di culo non replicabile, e poi comunque diventi più attento. Io sono diventato più attento, non tirchio sicuramente, però sono diventato più attento, perché comunque capisci anche il valore dei soldi, cioè dopo un po' ti rendi conto che comunque guadagnare tanti soldi, cioè, non è che sia proprio facilissimo, cioè è stressante comunque, cioè impegnativo. Bello, questo qua c'è anche i bicchieri, sto guardando delle cose che non dovrei guardare perché poi mi viene voglia di comprarle, ed io ho tutte le mie robe di investimento, risparmio, e non devo stare qua a guardare queste cose qua, che però sono carine, guarda qua, però. Bah. Altre domande? Altre domande interessanti? Cosa ne pensi dei portafogli replicati con ETF dei vari Ray Dalio, Buffett? Ho visto, ma non mi interessa, io compro ETF, ma altri. E fu così che dopo aver letto il libro salutò il Big e si aprì un'impresa di pulizie. Big ha delle percentuali precise per dividere i soldi in accumulo e investimenti? Sì, 50%. Allora, il risparmio posso anche non alimentarlo più, per tutta una serie di ragioni che potrai ben capire, però non è vero, perché a volte ci metto qualcosa lo stesso.
e poi il 50% di quello che mi è, oltre allo stile di vita, 50% cioè, diciamo dei nuovi soldi, 50% in borsa e 50% del conto dedicato per la borsa, anche se questa cosa non è vera perché mi sto tarando sulla borsa mese dopo mese. Quindi, per esempio, insomma, in borsa io investivo un anno fa, ho iniziato un anno fa, 2000 euro al mese, ok? Poi 3000, ok? Poi 10.000, poi 20.000, adesso entrerò con 3. Mi devo anche abituare. Quindi, questo. Però essenzialmente questo, risparmio, quindi metto via un po' per risparmio, però comunque la pila del risparmio c'è. E poi 50% in un posto e 50% in un altro, anche se in realtà è di più. Cioè io sto vincolando mentalmente per quello che faccio in borsa questa cifra, ma potrei fare molto di più. E quindi, sai, comunque, cioè, per uno che ha risparmiato sempre, il dire queste cose qua non saranno più fermi, ma comunque potenzialmente vengono investiti, è un po' dura mentalmente, no? Sai qual è la mia paura? Mettere dei domestici a casa i quali non piace, ti posso fare del male. So che può essere una cosa stupida, tu avevi questi pensieri all'inizio, perché comunque sei un personaggio pubblico molto polarizzante. Dei domestici a casa i quali non piace, ti possono fare del male. Figurati, se uno mi alza, cioè, ma stai scherzando? Tu mi hai mai visto di persona? Non ti viene voglia di aggredirmi? Ma poi è una signora, è tranquillissima, ma va. Domestici in casa hanno del male, tu ucciderti nel sonno, rubare così. Il bello di Dubai è che non succede, anche se recentemente una cosa è successa. Però. E a molti non piace. Ma sì, ma non mi. Ma non è, Mattia, non è vero, a molti non piace. Sono su internet, ma non è che di persona succede qualcosa. Cioè, quando tu vedi i commenti di gente che ti pare grossa, se io li mettessi tutti in una stanza e dicessi, beh. Non succederebbe, cioè, non è gente che scrive, che è stupida, che c'ha titti. Investi 20K tra 20 anni, quanti saranno? E allora, anche lì, perché tu dici investi 20K, ma i miei non sono 20, cioè, tipo adesso in realtà sto investendo, è lì l'inghippo mentale, 60K al mese, però in borsa ce le metto solo 30 e gli altri 30 aspetto che storni. Quindi in realtà a mercato ce ne sono meno, ma a livello di uscita sono di più. 20 per 20 anni, dipende che tasso in te sono almeno 20 milioni di più. Ah, paura che mi avvelenino. Se la vedi. La maid ha la dépendance fuori, alla sua zona, con bagno, cucina, letto, eccetera, e al giorno libero che è il venerdì, che è qua come se fosse il sabato. Infatti ieri la maid non c'era. E oggi è passato la mattinata a rimettere a posto il casino che io ho combinato ieri. Va bene, signori, mi raccomando, come vi ho detto in questo live, mettete tutti i vostri soldi su Revolut, Pioneer, Skrill, sicurissimo, e soprattutto, ragazzi, vantatevene, petto in fuori. Voi avete i soldi su Pioneer, Revolut, TransferWise accumulati, non siete mica stupidi, voi siete persone offshore, ok? Bravo. Arrivederci.